quest'anno ci sembrava che, trattandosi della riforma, era necessario dare un pensiero su questo, ma non tanto la riforma solo religiosa, ma il concetto di riforma. Quindi abbiamo scelto la società, il pensiero, la teologia, e ci è sembrato importante perché, venendo a scomparire un po' i principi nella società fluida di oggi, il rischio è che si vada avanti a caso, e quindi è bene invece che ogni novità si veda anche alla luce del passato. Stresa, interventi filosofici e vedute mozzafiato. Anche per questa 18ª edizione i simposi rosminiani hanno offerto la consueta alchimia capace di attirare ogni anno in riva al lago decine di addetti ai lavori e semplici appassionati, tutto nel nome del beato Antonio Rosmini, sacerdote e filosofo ottocentesco, autore di un'opera filosofica di circa 100 volumi, apprezzato e studiato in tutto il mondo, fondatore della congregazione religiosa dei Rosmini e del ramo femminile delle Suore della Provvidenza. Le aspettative sono moltissime, basta guardare il programma, un programma davvero molto nutrito che prenderà in considerazione tutti i vari aspetti e le conseguenze della riforma luterana e soprattutto mettendone in luce anche aspetti positivi e negativi, ma in un confronto con un grande riformatore sia dal punto di vista politico, sociale e anche pedagogico, che è Antonio Rosmini Servati, che è stato anche un uomo della patria. Ad esempio ci saranno delle relazioni proprio incentrate sul rapporto ad esempio tra il progetto di riforma di Rosmini e quello di riforma di Vincenzo Gioberti. Stiamo cercando di riflettere su come la riforma della società e la riforma della Chiesa non possono non partire da una riforma del pensiero. Quindi nel momento in cui cerchiamo di celebrare i 500 anni dall'inizio della cosiddetta riforma protestante, non possiamo non riflettere sulla riforma anche più in generale, che riguarda la società, lo Stato, la Chiesa, le istituzioni, e che non può prescindere anche da una nuova forma mentis, cioè da un modo e di una mentalità nuova di pensare se stessi, il rapporto con Dio, il rapporto col mondo e con gli altri. In questa estate 2017 il comune denominatore della settimana di interventi degli esperti e pensatori era la riforma luterana, per la quale ricorre il 500° anniversario dell'affissione delle tesi di Martin Lutero alla porta del castello di Wittenberg. A introdurre la prima giornata, nel suggestivo contesto della chiesa del Santo Crocefisso, padre Umberto Muratore, direttore del Centro Internazionale di Studi Rosminiani e da anni organizzatore e coordinatore di questa settimana di dibattiti e riflessioni sulla modernità e sulla contemporaneità del pensiero del Beato di Rovereto. Darion Tiseri, intervento nella seconda giornata di questa 18ª edizione, tema molto interessante, nichilismo e relativismo. Sì, l'argomento è molto interessante, si tratta veramente dell'Europa. La questione di fondo è questa: come diceva Shelley, noi tutti siamo greci, ma per dirla con croce non possiamo non dirci cristiani. Cioè, se noi perdiamo appunto l'anima del cristianesimo che ha fatto l'Europa, noi perdiamo l'Europa. Come diceva appunto Eliot, se il cristianesimo se ne va tutta la nostra cultura, e allora dovremo attraversare molti secoli di barbarie. Questo appunto è il punto fondamentale, cioè da una parte la razionalità che ci viene dalla Grecia, la razionalità come discussione critica, e dall'altra parte i valori cristiani. Come diceva un pensatore spagnolo di Madariaga, l'Europa è socratica nella mente e cristiana nella volontà. Se togliamo queste due cose, finisce l'Europa. È facile dire il governo di un comandante in campo e voi dovete fare quello che volete. Facilissimo. Ma quando invece ci sono 30, 40 realtà di potere.
Come da tradizione, il primo intervento della prima giornata era affidato all'ospite d'onore, che di norma si discosta in parte dai tracciati strettamente filosofici. In questo 2017 è stata la volta di Giuseppe De Rita, tra i fondatori del Censis, presidente del CNEL e inventore di termini metaforici entrati nell'uso comune della lingua italiana, un'espressione su tutte, quella di macchie di leopardo, inventata da lui. La prolusione del primo a intervenire è da sempre uno dei momenti più suggestivi dei simposi rosminiani, e De Rita non ha tradito le aspettative, spaziando dal riformismo di Lutero a quello che erano l'Italia e la Democrazia Cristiana del passato, parlando poi di nichilismo e individualismo e smentendo la possibilità di un ritorno della balena bianca DC come partito di massa. Monsignor Vito Nardin, siamo quasi alla conclusione della prima giornata, manca la fase di dibattito sostanzialmente. Le prime impressioni? La mia impressione è molto positiva per l'inizio di questo simposio, con la parola data al professore Giuseppe De Rita, il quale ha trattato il tema della riforma con grande spessore e anche incisività. Spessore perché dal tempo di Lutero è arrivato a proporre alcuni valori di cui erano insiti nella riforma intesa da Lutero. Anche oggi, proprio le ultime battute, sono un appello alla serietà che certamente all'inizio Lutero ha rivendicato. E l'altra parte pure, che ha trattato molto bene questa responsabilità di ciascuno, sfuggendo a quella tentazione del soggettivismo che sentiamo che è sempre sbandierata, però i risultati, dobbiamo ammetterlo, sia nelle famiglie, i giovani e la società, dicono che c'è bisogno di questo ritorno a un valore che sia rapportarsi all'altro, agli altri, e quindi non pretendere di essere, come si potrebbe dire, il centro del mondo, ciascuno in balia alle proprie emozioni o idee. Nelle altre giornate della settimana di dibattiti si sono avvicendati al microfono pensatori del peso specifico di Antiseri, che ha parlato di nichilismo e relativismo, e del professor Giorgio Campanini, che ha esposto le prospettive di riforma di Papa Francesco, distaccandosi progressivamente dalle analisi sociologiche di De Rita e immergendosi nel mare magnum della teologia e della filosofia per iniziati. Intervento finale venerdì 25 agosto per il giovane Samuele Tadini, studioso istresiano doc, e conclusione di Padre Muratore sulla riforma. Appuntamento all'anno prossimo, quando la settimana sarà incentrata sui 50 anni del 68. Presentazione dell'ultimo volume dell'edizione critica di Rosmini, un'opera che mancava da tanto, anche perché di fatto in questa situazione Rosmini non è tanto l'autore ma è il curatore vero e proprio dell'opera. L'opera del Principe Costantino, che è uscita ormai parecchi anni fa, anche in lingua italiana, che Rosmini aveva deciso di ripubblicare in un certo modo, proprio perché il padre del defunto Costantino aveva chiesto espressamente a lui di curarne l'edizione. Quindi il mio compito è stato quello un po' di cercare di rimettere il testo in modo adeguato, in senso critico, per poterlo dare e renderlo fruibile al pubblico di oggi. Professore De Rita, sul compito di introdurre questa 18ª edizione. Ma è difficile introdurre oggi la parola riforma, perché ne abbiamo usata anche troppo. Direi che sono 5 secoli che l'ha usata Lutero, poi l'abbiamo usata noi cattolici per fare la controriforma, e negli ultimi 30-40 anni la parola riforma l'abbiamo usata per tutto: la riforma della scuola, la riforma del corpo forestale, la riforma della pubblica amministrazione. Tutto è sotto riforma, il che significa che nulla effettivamente si fa in termini di riforma, perché la parola riforma, così come è stata coniata da Lutero e così come è stata presa dal Concilio di Trento da noi cattolici, è una parola radicale, non è una parola che si può usare tutti i momenti. E questo è forse il periodo in cui bisogna ricominciare a pensare alla parola riforma come fatto radicale, non come buono a tutti gli ordini. Io ho cominciato ad avvicinare Rosmini quando a 18 anni ho cominciato a confessarmi da Don Clemente Riva, un grande rosminiano
che poi è stato il nostro prete di casa, ci ha sposato, ci ha battezzato i figli. Quindi la mediazione di Don Riva è stata essenziale, proprio perché in fondo Don Riva metteva in luce una cosa in cui credo molto, la combinazione necessaria, non possibile, fra ragione e fede. Diceva Don Riva, ma credo che fosse un pezzo anche amato da Rosmini, fides nisi cogitata nulla est, se la fede non è pensata, se non è ragionata, è praticamente nulla, e questo è il mio pensiero attuale.